Il 9 luglio del 2020, Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo metropolita di Taranto, tiene a San Giovanni Rotondo un corso di aggiornamento sulla celebrazione liturgica per il clero diocesano. Qui, attraverso la vita di San Pio, si è manifestata la potenza di Dio. Così ha esordito Monsignor Santoro. Veniamo qui sulla tomba di San Pio durante questo nostro corso di aggiornamento sulla celebrazione, sull'arte di celebrare la liturgia. Veniamo qui perché qui si è manifestata attraverso la vita di San Pio la potenza di Dio. Qui c'è stata una manifestazione straordinaria dell'amore del Signore, c'è stata una manifestazione straordinaria della sua iniziativa, della sua potenza, della sua misericordia, e tutte le persone che attraverso San Pio incontravano il Signore erano toccate dalla misericordia di Dio, perché attraverso San Pio si faceva presente la croce, la morte e la resurrezione di Cristo, si faceva presente la battaglia contro il diavolo, la battaglia contro il male, la vittoria sul male. E quindi noi veniamo qui proprio per incontrare questa potenza del Signore. E nelle due letture di oggi si manifesta che cos'è questa potenza. Innanzitutto nella lettura del profeta Osea si manifesta come amore tenero, appassionato, commosso, Dio che si commuove come un padre. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli di amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. La tenerezza di Dio, la tenerezza di San Pio, che anche nelle sue maniere burbere, quando era necessario, manifestava questa tenerezza. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me. L'amore di Dio non è un amore distante, è un amore commosso. E come chiede a noi sacerdoti in particolare di portare la commozione di Dio, la commozione per questa presenza straordinaria che ci investe nella vita, che ci raggiunge e che viene incontro alla nostra debolezza, a questa debolezza che abbiamo sentito e sentiamo in maniera più forte nel tempo della pandemia, nel tempo della fragilità, nel tempo in cui ci siamo affidati al Signore, e quindi nella fragilità si manifesta un amore tenero e commosso. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione, l'intimo del cuore di Dio. Freme di compassione di fronte a che cosa? A come siamo fragili, a come noi dimentichiamo, a come noi tradiamo l'alleanza. Qui Osea rimprovera il tradimento dell'alleanza, ma presenta questo amore tenero commosso di Dio che non rinnega il suo patto fedele. E nel Vangelo, il Vangelo della missione, il Vangelo, il mandato missionario, strada facendo predicate, dicendo il regno di Dio è vicino, il regno di Dio, il potere di Dio, e noi nel Vangelo annunziamo questo, perciò il Signore dice gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, date senza misura, con gratuità, e poi non procuratevi né oro né argento né denaro nelle cinture, né sacco di viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché? Perché il potere di Dio è quello che tocca il cuore, che salva e che ci redime e che redime il mondo. E l'amore di Dio, la sua potenza, la sua presenza, la sua croce, la sua passione, fino alla fine, fino all'ultimo, che San Pio ha vissuto nella sua carne, nelle stimmate, la presenza della passione di Cristo, la passione redentrice del Signore. E quindi anche noi oggi ci poniamo in questa santa liturgia di fronte a questo amore tenero, potente, fedele, e a questo amore che non dimentica, che si ricorda di ciascuno di noi chiamato per nome, come un bambino che è sollevato di fronte al volto del papà e della mamma. Così è Dio
fa con noi, non si dimentica, ci prende, ci assume. È un grande invito, un grande dono, una grande grazia essere qui da San Pio, ricordando la potenza, la tenerezza, la misericordia, la dolcezza dell'amore di Dio, che noi siamo chiamati ad accogliere e ad annunziare. L'8 aprile del 2021, Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo metropolita di Campobasso Boiano, riflette sull'essere testimoni sull'esempio di San Pio. Anch'io come voi, pellegrino, sia in questo luogo di preghiera che ancor più questa mattina nell'ospedale, posso essere testimone di quello che Padre Pio qui ha lasciato. Perché essere testimoni vuol dire raccogliere la mano di Dio che ci visita, riconoscerla in tutta la sua ampiezza di misericordia e narrarla a chi ci aspetta a casa o viviamo insieme nel cammino della vita. Pensavo proprio, guardando questo immenso ospedale, quanta fede c'è dentro in questo luogo e come queste pietre parlano, come parlava la mano e i piedi feriti dalle stigmate per Gesù e altrettanto per Padre Pio. Mostrò loro le mani e il costato. Dio mostra a noi le meraviglie che Lui ha fatto qui tramite questo fratello, ora nel numero dei santi, Padre Pio. Cominciamo a capire sempre meglio quanto vale la preghiera, la confessione, l'incontro con il Cristo morto e risorto il terzo giorno. Sentiamo la sua parola, sentiamo quel verbo bellissimo che è compiere. Qui si sono compiute le meraviglie di Dio, perché compiere è la dimensione della Chiesa. Dio inizia, noi compiamo. Dio fa il primo passo, noi il secondo. Dio apre la strada, noi proseguiamo su quel cammino. Questo è il nostro compito, essere testimoni del Cristo risorto, proprio fino agli estremi confini della terra, dovunque Dio ci chiama, nella certezza che la sua presenza è sempre una presenza di stupore e di meraviglia. Sentiamo infine che è presente tra noi, perché nella concretezza dell'Eucaristia avete qui qualcosa da mangiare. Ecco, noi siamo qui all'altare, ci verrà data l'Eucaristia consacrata. Vivendo e mangiandola sentiamo di poter narrare quanto Dio ha fatto per noi in questa Chiesa, in questo luogo, nelle realtà quotidiane della nostra vita. Siate tutti testimoni, coraggiosi, come i discepoli di Emmaus che, incontrato il Cristo, lo narrano, lo raccontano, lo fanno sentire vivo. Oggi la Chiesa ha bisogno di questo, di cristiani convinti che sulle loro strade è arrivato Gesù tramite la parola, l'Eucaristia e la figura dei santi, come Padre Pio, per Cristo nostro Signore.